1.000 euro al mese e facciamo fronte perché siamo delle persone serie e non diamo nemmeno spazio o ci interessa qualche parolina di troppo, società dilettante, società morti di fame. Per noi è un onore, perché vuol dire che delle persone morte di fame hanno fatto sì che la Nocerina stesse in Serie A, in prima divisione. Scrivono o stanno fuori al bar e non hanno fatto l'abbonamento. Questo a me, che ho fatto già calcio, mi passa addosso, proprio non mi tocca, a qualcuno tocca e a qualcuno dispiace. Perché c'è stato perfino qualcuno che in banca, io non c'ero, si è esposto per 1.000 euro e quella persona che ha dato 1.000 euro. Ma tutti il nostro ringraziamento, la nostra gratitudine. Ma lei crede che a noi, fa piacere? Tutte le partite come quelle di Benevento, Crede che a noi fa piacere? No, ma veramente. Mi scusi, crede che a noi facciano piacere? A noi faccia piacere? No, io non sto dicendo che fa piacere. Allora, ripeto, noi siamo i primi ad essere consci delle nostre responsabilità. Però allo stesso tempo siamo convinti che con il lavoro, il vento, ecco, prima le ho usato la metafora della barca a vela in piena tempesta, ecco, il vento dovrà cambiare per portarci a riva, ci porterà a riva, ma non alla deriva, come qualcuno pensa. E come qualcuno ha invocato possibili dimissioni da parte del sottoscritto, io al momento non ci penso. Dubbioso. Perché deve essere positivo? Per il futuro, per l'anno prossimo? L'anno prossimo non possiamo permetterci di dirvi facciamo un campionato con i giovani. Ma ci stanno i venditori a Nocera che hanno le possibilità, ma che non si avvicinano. Ma se un imprenditore si avvicina e dice che qualcuno di noi non è gradito, quello se ne va, se lui garantisce di più. Poi vogliamo il bene della Nocerina, però a dirvi che l'anno prossimo noi, vi ho garantito che la iscrizione avverrà, ma noi non siamo in grado di promettere una squadra che costi 4 milioni di euro, come siamo messi oggi. E allora qualcuno dice pure che noi insieme. All'altezza. E chiedono a qualche imprenditore da fuori. Che bello. Noi abbiamo fatto un miracolo questo. Andare oltre a quel miracolo, no, perché poi chiudere le aziende. Signori, grazie per la pazienza. Grazie.